e a Mughi, specialmente a Mughi, e da sottolineare che la parola a Mughi. Perché questo non molto, ci facciamo molti sacrifici, sacrifichiamo le famiglie, sacrifichiamo il nostro tempo, cioè noi passiamo più tempo al lavoro, sì, a sperimentare in pasti, anche a fare nuove pizze, insomma, per fare felici i nostri clienti, i nostri amici, più che clienti, amici, familiari. Senti, ma è vero che, come dicevo prima, che ogni giorno un pizzaiolo si inventa una pizza nuova? Diciamo, una pizza nuova no, sono tutte situazioni che capitano giorno per giorno, dipende, uno vede il tempo, vede le idee che c'ha la mattina quando si sveglia, cioè sono emozioni, come ti viene l'emozione la mattina così procede. Perché diciamo che i gusti non sono più come quelli di una volta, no? No, sono più raffinati. Diciamo c'è più benessere, si può giocare con tanti altri prodotti. Che prima, diciamo, le materie prime sono state il pomodoro, ma sì. Sono contento oggi questo master di grazie a tutti voi amici. E artigianato, grazie. Quindi questa è una pizza dolce. Una dolce pizza. Una dolce pizza. Si chiama la sfogliatella di Luigi. La sfogliatella di Luigi Vitelli e di Teresa Iono. Io la conosco, Teresa è la sorella di Valentina Stella, eh. Mia, lei. Io. Allora voglio la fare te, ma dove vi trovate? Io sto a Piazza Borsa, via Ponte Olivares 73, le figlie di Orio. Voi dove state? Osmariale, Villa Vittoria. Marano, Villa Vittoria, come si fa per tutto il mondo? Dimmi cuore. Il tribunale. Sono con un pallino. Questo è per me, me la mangio io. Monica, adesso sto mangiando. Ma perché sei gonfiata la pizza? Perché si gonfia, è l'aria che sta all'interno. Perché vuol dire che è leggera, vuol dire che ha fatto tutti i processi al naturale. Quello è. Perciò si gonfia. Posso fare una domanda che faccio che ho fatto a tutti? Sì. Quali sono i segreti per fare una buona pizza? I segreti sono quelli là della pizza napoletana che noi facciamo, i processi al naturale, la prima cosa, che devono avvenire normalmente. Naturalmente e avvengono in natura, quindi bisogna dare la giusta lievitazione, fermentazione e maturazione. Così. È vero che questo mestiere
nasce sin da piccoli. Sì, da piccoli. Scusa, da tanti anni fa. Quindi viene qua, noi siamo solo, la stiamo modificando e la stiamo perfezionando in tutto. E gli stiamo dando un tocco magari in più per quanto riguarda un discorso di gourmet. Solo per quello. Poi la pizza è nata tanti e tanti anni fa, sempre a Napoli. Quale deve essere la gradazione per fare una, per mettere la pizza in forno? Noi lavoriamo sui 400 gradi a temperatura ambiente. A legno oppure a forno? No, noi lavoriamo a 400 gradi al forno, sia a legna, a qualsiasi tipo di forno, perché non c'è nessuna differenza tra forno a legno, forno elettrico e forno a gas. Okay. Questa è la storia. Ho una cosa che sto chiedendo a tutti quanti voi. Ma quali sono i segreti per fare una buona pizza? Tante cose. Pasto, come lo fai? Anche la passione, no? Anche la passione. Molto la passione. Perché se non c'è passione non c'è nulla. Senti, ma è vero che anche questo mestiere, per fare questo mestiere uno nasce sin da piccolo per... Però non è detto.